Buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento, speciale elezioni amministrative 2016. Buonasera alla nostra ospite Alessandra Clemente. Buonasera. Ciao Alessandra, buonasera. Noi ci siamo lasciati quando tu Esatto. annunciasti proprio qui a Lente di Ingrandimento la tua candidatura come capolista d'EMA. Adesso ti ritroviamo qui in questo studio per celebrare in qualche modo il tuo successo personale. 4.500 preferenze, la più votata nello schieramento De Magistris, come ti senti? Mi sento molto emozionata, non credevo fosse possibile ricevere un abbraccio così forte. E dall'altro lato voglio dare un senso particolare, ecco, a tanti voti, no? E allora sono tante le persone che a Napoli, nella nostra città, credono nei valori della legalità e siamo tanti, siamo sempre di più degli altri, di quelli che invece questo valore non ce l'hanno. Voglio dare questo tipo di senso a questo risultato, perché ecco, ora sono valori che hanno un posto nella città attraverso questa candidatura. E ora mettiamocela tutta perché non abbiamo ancora vinto le elezioni. Infatti noi avremo il ballottaggio il 19 giugno, un duello ancora una volta il sindaco uscente Luigi De Magistris e il candidato della centrodestra Gianni Lettieri, quindi una pagina ancora tutta da scrivere. Tu nella tua campagna elettorale hai girato in lungo e largo tutte le municipalità, quindi ti sei potuta rendere conto, toccando con mano, quelle che sono le Sì. difficoltà dei vari quartieri. Da dove bisognerebbe cominciare per migliorare quelli che sono più in sofferenza? Uno straordinario protagonismo delle classi popolari deve essere dato e costruito alla nostra città, perché lì c'è il seme anche positivo di tante persone che sono. Persone, ecco, che sono dalla parte giusta della città, sono dei lavoratori, ogni giorno devono superare tantissime difficoltà e che in ogni incontro non sono mai stati aggressivi né disfattisti, ma anzi ti hanno accolto e ci hanno chiesto, continuiamo insieme a lavorare perché le cose da fare sono tante per noi come famiglie, ma anche per i nostri figli. E poi il grande salto di qualità, una città che si è, ecco, rinsaldata nel suo centro in una fase iniziale dell'amministrazione, superando, no, il grande grandissimo debito che il nostro sindaco ha avuto sulle sue spalle, adesso noi dobbiamo continuare con gli investimenti che sono gli investimenti strutturali iniziati da questa amministrazione. E un investimento strutturale, il risultato si vede non nell'immediato, ma sul lungo periodo. E lì quindi parliamo alle aree della nostra città che sono quelle di Napoli Est, di Napoli Ovest, ma anche di Napoli Nord. Il sindaco De Magistris ha ottenuto un successo personale con Esatto. con la vittoria alla municipalità di Bagnoli. Noi sappiamo che il sindaco ha condotto una battaglia personale per dire no al commissariamento voluto dal governo Renzi su Bagnoli, non ha partecipato alla cabina di regia che più volte si è tenuta a Napoli, è stato anche fortemente contestato, però i risultati in questo senso gli hanno dato ragione. Che valore ha per voi Sì, Bagnoli? le elezioni sono finalmente la voce del popolo, la voce della città. Durante i mesi di campagna elettorale ascoltavamo una sola voce, cioè la voce degli anche oppositori politici che andavano a descrivere le scelte del nostro sindaco come delle scelte di un sindaco isolato, di un sindaco che comunque stava personalizzando quella questione. Vincere quella municipalità, quindi vuol dire un momento in cui, ecco, le voci dei protagonisti della città fanno un passo indietro. La voce forte la fa finalmente la cittadinanza. Ebbene, il nostro sindaco ha dimostrato che non è isolato, ma che anzi è forte con lui il corpo vivo della città, che sono i napoletani. Vedete, Bagnoli, l'esasperazione che è nata durante la campagna elettorale ha distorto la questione, perché nel 2014 il nostro consiglio comunale, che è l'organo che detiene la potestà urbanistica della nostra città ed è l'organo che ci rappresenta tutti quanti, aveva dato vita all'accordo quadro di programma, che è stato un momento di firme importanti e di collaborazione interistituzionale tra il governo, quindi c'era Renzi, la regione e all'epoca c'era Caldoro, quindi c'era addirittura uno schieramento di centrodestra diverso dal nostro, il sindaco Luigi De Magistris e anche poi la municipalità di quel territorio. In un anno, dal 2014 al 2015, quell'accordo di programma è diventato carta straccia e la risposta governativa nel venire delle elezioni è stato quello di immaginare una cabina di regia. La scelta del sindaco e dei territori è stata quella di dire noi diamo forza al Consiglio Comunale. La cabina di regia non è uno strumento nel quale noi ci rivediamo,
E quindi questa, diciamo, posizione di fondo costituzionalmente orientata, anche giusta, è stata premiata finalmente dalla scelta libera, autonoma e consapevole del voto di quel territorio e di quella municipalità. Mai sostituirsi ai territori, mai sostituirsi alle istanze che vengono dal basso. Quindi Napoli, dopo queste elezioni, si può considerare realmente un laboratorio politico che parte da Napoli e poi si espande in tutta Italia? È uno straordinario laboratorio politico. Napoli si vuole connettere, già si è connessa, con le città europee ribelli, cioè penso a Barcellona, ma anche tutto quello che è successo in Grecia, senza però tradire uno spirito istituzionale e la voglia come città di avere un ruolo nazionale. Durante la campagna elettorale è stata il Partito Democratico a polarizzare lo scontro, chiedendo a tutti i ministri di venire a Napoli, di dare gran forza alla candidata Valeria Valente. Ecco, tutto questo non ha convinto. Non ha convinto, secondo me, ecco, chi consuma le scarpe in questa città, stando tra le persone, stando nei rioni, stando nei centri giovanili, nelle case per anziani, negli oratori, nelle parrocchie. Non ha convinto perché il cittadino, quando va a votare, premia le persone che sente vicine, premia le persone che ha incontrato probabilmente passeggiando per la città, occupandosi dei propri interessi professionali, lavorativi, ma anche culturali, associativi. E quindi lo slogan anche di quello che vuole essere l'impegno di questi giorni decisivi, decisivi per il ballottaggio, perché il 19 il dado non è ancora tratto, noi dobbiamo sostenere e mobilitarci tantissimo per far sì che il sindaco De Magistris continui la nostra esperienza, è stato chi fa si incontra, e quindi è stato premiato un nuovo modello politico, DEMA, democrazia e autonomia, dove si torna alle origini della politica, e anche tante persone come me, io mai mi sarei immaginata 5-6 anni fa interpretare una candidatura, interpretare un ruolo politico per la mia città, invece oggi lo faccio e devo dire grazie al nostro sindaco che ha acceso in me un nuovo insegnamento, cioè che la politica è un qualcosa di bello, è testimonianza, è un modo per far valere i tuoi valori e per anche non consegnare la città a chi la distrugge e preservarla ai napoletani che invece non sono fetenti. Tu sei stata chiamata dalla sindaco De Magistris a soli 26 anni a Palazzo sì. San Giacomo, tra il malumore generale, ti vedevano quasi un'intrusa, questa ragazzina che entrava a Palazzo San Giacomo, tu studiavi all'epoca in America, tu sei laureata in giurisprudenza, adesso quella scelta anche voluta dalla sindaco si è detta giusta, perché i numeri dicono che tu comunque puoi rappresentare la politica nuova. Tante preferenze che sono, ecco, la volontà di scrivere un nome, perché capolista, ma non c'era quell'automatismo che di solito c'è invece quando si vota per il Parlamento, cioè che in automatico dei voti vanno alla capolista. Hanno dovuto scrivere Alessandra Clemente. Esatto, e quindi questa è la vittoria di un sindaco che con coraggio ha investito non soltanto con le parole ma con i fatti sui giovani. Spesso la parola giovani è sempre il nome in un convegno, oppure giovani è legato al futuro, no? I giovani è il futuro, i giovani sono il presente di questa città. Tra l'altro le città europee, io, ecco, hai ricordato bene, ero negli Stati Uniti, lui mi ha convinto a tornare e io ho voluto rinunciare a quel percorso di vita per essere coerente con me stessa. Mi sono sempre battuta sulle tematiche della legalità e della giustizia sociale, perché io sento, noi abbiamo il diritto di essere la prima generazione a vivere senza camorra, e allora mi sono detta: Ale, torna, perché devi essere coerente con tutto quello che hai fatto, rinuncia ad un percorso che avevi immaginato e costruito per te stessa a New York. E questo vuol dire che ci sono tanti ragazzi invisibili. Ecco, Alessandra è stata la più visibile a un sindaco, ma ci sono tanti ragazzi ancora invisibili che grazie a questa straordinaria partecipazione politica che è territoriale, che è dal basso, adesso diventano protagonisti della loro città e non sono più invece degli spettatori. Durante questa campagna elettorale da dove si parte? Si parte dall'agendina dei propri contatti, quindi io ho chiamato i miei compagni delle scuole medie, i miei compagni del liceo, i colleghi dell'università, ed ecco, su 4 telefonate, 3 erano cari amici che mi raccontavano: Alessandra, a me adesso per lavorare sono a Ivrea, sono a Milano, non ho più la residenza a Napoli, però chiamo la mia famiglia, chiamo mio padre, mia madre, chiamo i miei nonni, i miei zii e chiederò loro di votarvi, di votarti. E questo è anche una rottura di un cliché, il cliché dei genitori che arrivano a pranzo e magari dicono ai figli: mi raccomando, votate per questa persona perché è il politico di turno legato al loro assetto magari di vita professionale oppure di contesto. E quindi mi piace pensare che, ecco, anche
tante preferenze, no? L'anno scorso il primo degli eletti si attestava intorno ai 3.000. Ecco, tante preferenze è anche un urlo di dolore di tanti ragazzi e di tante famiglie che vedono i propri figli andare via da Napoli, e questo è profondamente ingiusto. Napoli può diventare, bisogna soltanto impegnarsi tantissimo, la strada da fare è tantissima, la città più ricca d'Italia, può diventare la città con la qualità della vita migliore del Mediterraneo, non è un fato né un destino tutto ciò che caratterizza la nostra città. Noi possiamo scrivere ogni giorno il nostro destino, ma quante notti insonne, diciamolo apertamente, hai passato pensando di poter accogliere soltanto poche preferenze? Ho passato tante notti, come dire, in realtà stremata dormendo, perché talmente tanto che è stata la fatica, talmente tante che sono state le ore poche di sonno, però la preoccupazione è tanta, perché fino in fondo tu non sai quanto le persone sentano quello che tu senti, e quindi ora io mi sento forte, non personalmente, sento che è forte la città in questa direzione. Ci sono quasi 5.000 persone che, votando uno schieramento come il nostro, questo sindaco, e poi preferendo una donna come me, ecco, sicuramente non cercano il compromesso, non cercano un interesse personale, ma hanno un grande, come dire, una grande spinta etica che vuole affidare, un po' come il sindaco ha fatto in modo solitario 3 anni fa, vogliono affidare ora ad una giovane che può essere una dei tanti giovani che ci sono in questa città ma che non si conoscono, la voglia di cura e di crescita e di sviluppo della città di Napoli. Sicuramente poi è una Napoli che dimostra di essere città legale, Napoli è una città legale e vuole premiare ancora, così come 5 anni fa, una scelta chiara e decisa nei confronti di storie importanti, nei confronti di scelte di legalità che sono indiscutibili. Ecco. Quanto ha pesato il tuo vissuto personale? Noi sappiamo che tu sei stata colpita nell'affetto più profondo, la perdita di tua madre per mano della camorra Silvia Ruotolo, proprio qui al Vomero all'Arenella, con la scelta poi di dire ok, torno da New York, voglio fare qualcosa per la mia città, voglio, forse hai pensato che ad altri non capiti ciò che è capitato a me? Esattamente così. Io ho maturato crescendo attraverso Libera, Don Tonino Palmese, Geppino Fiorenza e Don Luigi Ciotti, che non potevamo sprecare la vita di mamma arrendendoci. Questa poi battaglia, quali sono stati gli strumenti? I miei studi, il carattere, la tua sensibilità. E quindi anche durante la campagna elettorale, questo è un riconoscimento importante che voglio dare alla città ed anche ai media, anche all'opinione pubblica, che non c'è stato casa dove non sono entrata, anche a Ponticelli nel rione popolare, che non c'era la memoria di mamma. Le persone hanno, come dire, voluto ricordarmi che ricordavano mamma, e quindi questo seme di memoria è per noi uno straordinario strumento di emancipazione e di crescita per la città, perché la memoria educa. Ci sono tante ingiustizie sociali del passato, ma ci sono tante ingiustizie che oggi noi viviamo, e nei confronti di queste ingiustizie noi possiamo non essere immobili, e quindi il messaggio di Napoli, città di giustizia, è la città che noi vogliamo costruire, e le motivazioni sono fondamentali. Quando incontriamo qualcuno cerchiamo di capire sempre che motivazioni ha, tu perché fai quello che fai, perché sei una giornalista, perché sei un insegnante, perché sei e vuoi essere consigliere comunale. Le motivazioni sono tutti, penso, perché ti aiutano anche a superare quei momenti di difficoltà che capitano a tutti. La tua famiglia è stata con te in questa decisione? Assolutamente. Il mio grande elettore è sicuramente mio padre, committente anche della mia campagna elettorale, perché abbiamo fatto una scelta di assoluta trasparenza, così come la normativa anche richiede, e poi c'è stato mio fratello Francesco, che è stato un terremoto nella città di Napoli con la nostra macchina, brandizzandola con qualche manifesto che mi rappresentava. Loro due sono stati veramente il pilastro, e abbiamo dimostrato che una campagna elettorale di grande successo la si può compiere anche senza troppi danari, basta avere la forza non dei soldi ma delle emozioni e la forza delle idee, perché poi a questo gruppo iniziale si sono uniti tantissimi volontari, ragazzi che hanno vissuto emozioni nel battagliare con noi,
il portiere di casa, la vicina di casa. Ecco, una campagna elettorale veramente di famiglia, dove ognuno, anche se non di sangue, è entrato a far parte di questa famiglia. Ora, oggi tu hai una responsabilità ancora maggiore verso la tua città, verso coloro che ti hanno votato. Bisogna pensare quindi da adesso a quello che sarà domani. In primo luogo sentire la responsabilità del ballottaggio. Il nostro sindaco, noi siamo tutti una straordinaria squadra, penso anche agli altri miei colleghi assessori, i candidati che sono stati eletti, ma anche i candidati che non sono stati eletti, o anche tantissimi amici, compagni di viaggio, le cui liste poi sono state recusate, sono venute meno. Noi siamo una squadra straordinaria che in questo momento, pancia a terra, deve lavorare al ballottaggio, perché il risultato non è scontato. Se noi vogliamo garantire anche che non sia vanificato il mio risultato, dobbiamo far sì che il sindaco assolutamente vinca nei confronti della scelta per il futuro della città. E poi, ecco, questa straordinaria squadra, ecco, deve essere il gruppo di lavoro per i prossimi 5 anni, 5 anni che devono essere decisivi, e per farlo dobbiamo avere la grande umiltà di non andare soli e dritti. Maggiore ascolto garantiremo, io personalmente garantirò un giorno della settimana presso DEMA, la sede della nostra associazione che ha dato vita al momento elettorale, una giornata di ascolto, ecco, dove tutti, perché la cosa più diffusa che mi hanno detto, però poi dopo non scomparire, però poi dopo non fare che non ti fai vedere. Capita più. Capita spesso che un politico si spende molto, esatto, in campagna elettorale, ma e poi quindi, per i prossimi 4 anni, esatto, scompare dal territorio. Quindi e questo giorno, sicuramente è un dato da evitare, insomma, un giorno fisso a settimana pubblico dove le persone possono, ecco, raggiungere i volti ai quali hanno dato fiducia, e poi una squadra che si deve allargare, e la questione morale continua ad essere, secondo me, la priorità della nostra città. Non va assolutamente sottolineato questo aspetto di come si siano tagliati, no, tanti ponti di compromesso e di corruzione, e bisogna sempre essere molto vigili, perché non basta soltanto testimoniare una storia, testimoniare un impegno, bisogna essere anche poi molto vigili nelle sedi democratiche, nei luoghi di potere della città. Ti piacerebbe essere riconfermata come assessore ai giovani come nella precedente legislatura? Ho molto a cuore l'impegno per i giovani, la creatività e l'innovazione, perché, ecco, si cresce, però non è che crescendo allora hai delle deleghe perché sono più importanti. Per me questo progetto e questo impegno nuovo sui giovani è fondamentale, e quindi in qualsiasi ragionamento che nascerà dalla squadra, mi auguro che però qualsiasi potrà essere il ruolo, qualsiasi potrà essere la riflessione anche del governo dei nuovi 5 anni, sicuramente la cura per le giovani generazioni sarà, e mi auguro sarà, il centro del mio lavoro. Alessandra, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo e la campagna elettorale. Tu non ti fermerai perché sei attiva per il ballottaggio, lo ricordiamo, del 19 giugno, che si sceglierà effettivamente quale sarà il sindaco per i prossimi 5 anni della città. Una sfida, l'abbiamo detto in apertura di Lente di Ingrandimento, che vede ancora il sindaco uscente Luigi De Magistris e il candidato per il centrodestra Gianni Lettieri. Quindi, però, una domanda prima di salutarci: la tua vita futura, cosa vorrai fare da grande? Ti vedi comunque perfettamente inserita in un contesto politico e vorrai continuare la tua carriera politica anche dopo questi 5 anni? Sì, assolutamente, mi sento ora molto motivata in questo senso, e quindi se le motivazioni non cambiano, non cambierà questo tipo di impegno, ancorato poi alla mia formazione professionale, perché sono un avvocato e questo è uno straordinario strumento di libertà e di autonomia per portare avanti un percorso politico anche così bello, nuovo, pieno di gioia, ecco, una politica che deve essere contraddistinta dalla gioia del fare. Grazie, complimenti, ancora in bocca al lupo. Buonasera a tutti voi che ci avete ascoltato da casa. Arrivederci alle prossime puntate di Lente di Ingrandimento, speciale elezioni amministrative 2016. Buonasera Alessandra.